Sua Eccellenza, festa di San Giovanni Battista, edizione 2023. La figura di San Giovanni è talmente potente, talmente forte, talmente attuale che anche i giovanissimi la sentono, questa figura, questo messaggio che ci arriva sempre più forte, sempre ogni anno, sempre di più. È il viaggio nella legalità. Sì, e San Giovanni attira perché è un uomo vero, è un uomo, potremmo dire, tutto d'un pezzo, perché con la sua testimonianza ha davvero smosso i cuori di coloro che lo ascoltavano, perché è riuscito ad andare in profondità nella coscienza dell'uomo, laddove c'è sempre un fondo di bene, laddove c'è sempre qualcosa di buono anche nel più grande peccatore di questo mondo. Allora Giovanni è stato capace proprio di tirar fuori
quel bene, quel buono, quel bello, quel vero che c'è nel fondo di ogni cuore e farlo emergere. E stasera proprio questo vogliamo chiedere a San Giovanni, che ci dia proprio questa capacità di attingere a noi stessi per ritrovare la verità di noi stessi e quindi ritrovare la gioia di vivere la vita cristiana, ma anche la vita nella comunità civile. Allora, viva San Giovanni! Viva San Giovanni, viva! Oggi che si mangiava? No, ho mangiato pure il pollo. Comunque, sì, sì, ho mangiato pure il pollo perché tra l'altro mio marito non piace la gallina, quindi è ripiena. Abbiamo fatto le lasagne. Ma lui non è ragusano, giustamente. bravo, il significato importante. Infatti, sì. Come le sembra la festa oggi? Bella, bella, come sempre. Al fresco? Sì, l'anno scorso era bello caldo, ma quest'anno si sta veramente bene. Signora, grazie, la ringrazio tantissimo di questo suo contributo, grazie. E anche però qui il marito non ragusano dobbiamo catechizzarlo alla gallina ripiena o cino, perché se no che facciamo, giusto? È importante che le tradizioni non si interrompano, questa è veramente una cosa molto importante. E poi la tavola unisce, giusto? Unisce le famiglie, permette di ritrovarsi. E abbiamo detto che questa è anche una festa in cui ci si ritrova e si sta insieme. Eh sì, questo è vero, perché San Giovanni... Ecco, arriva la fine dell'estate, c'è anche magari tanta gente che è venuta apposta da fuori, i parenti e gli amici, allora dobbiamo dire che svolge il suo ruolo perfettamente. Esatto. Qua ci abbiamo anche i giovanissimi. Dai. Ma tu la gallina abbiamo... non l'hai mangiata. Vediamo. Signora, venga qui, venga qua un attimo, venga. Il direttore venga. In vita. È difficile. Vieni. Tua moglie, portami tua moglie. Questo mi fa... Allora, mi qui abbiamo... lui non è ragusano, ma la signora è ragusana. La signora è ragusana. Allora, la gallina piena, l'avete fatta? Beh sì, è tradizione, non se ne può fare a meno. Anche tu la mangiasti? La gallina piena l'hai mangiata, certo. Allora... Dacci una... Che tagliarina! Ecco, dacci una ricetta lampa e stampa. Vabbè, ma la gallina classica, intanto ci vuole la gallina. Brava, diciamolo, diciamo. Già pulita, già, perché ormai non riusciamo. Poi si prepara il ripieno con riso, i fegatelli. Ci mettete i fegatelli? Io sì, ma c'è a chi non piace, un po' di carne tritata, l'uovo, poi si ricuce la gallina e si mette nel brodo, nell'acqua, sì, sì. Ma dopo la mettete al forno la gallina? No, così la gallina per con le ossa come no, la perché poi dopo dico, la tagliata no. Se una lo vuole tagliare la può mettere al forno, io non la metto al forno. La signora è determinata, mette i fegatini e non la mette allora, al forno. Allora abbiamo intervistato tre persone, due hanno fatto la gallina, vuol dire che la tradizione è almeno al 66%. Ecco. Grazie davvero di me. Grazie, ciao, e soprattutto continuate bene, a portare avanti la tradizione. Ma lui non è ragusano. Però è dal 1900. Viene. Venga qui, ma magari, ecco. Allora lui è... dove è scalabrese? Sono di Caltagirone. Però a Caltagirone ci vedono, quindi puoi salutare i tuoi parenti. Buonasera a tutti. Però voi avete San Giacomo. Sì, è il 25 di luglio. La festa del Santo Patrono, però ormai io sono stato diciamo adottato dalla città di Ragusa, visto che abito qui dal 1996, i miei figli si sono sposati con ragusani. Ah, okay, quindi... e quindi anche noi ci atteniamo alle tradizioni ragusane. Ma San Giacomo che vi mangiate a mezzogiorno? Non c'è una particolarità di culinaria, diciamo, per la festa del Santo Patrono. L'unica cosa è che poi si va a festeggiare, si mangia l'anguria perché l'estate è piena. Senti, è una differenza che lei nota fra la festa di San Giacomo e questa, una cosa che lei che l'ha colpita anche la prima volta magari che è venuto a Ragusa. Allora, rispetto alla festività di San Giacomo, vedo qua la processione, che è molto sentita. Bene. E anche la diversità della tipologia di festa, che la processione
inizia prima e quando sta per arrivare alla chiesa esce il santo, cioè sì. Questo è stato... Perché certo, bisogna dargli il tempo di, perché si scioglie questa processione, si svolge a parecchi chilometri, quindi, e poi praticamente ritornano qua. Anche se sono anche simili come, diciamo, religiosità, perché anche San Giacomo ha la cassa che prosegue. Però voi lì avete i cavalli, le carrozze. Sì, abbiamo, ecco, la nostra, sono vestiti di foggia con le varie carrozze. Siamo ritornati qui sul sagrato di Piazza San Giovanni, sentite lo scampanio in festa, le luci della sera che sono arrivate e danno, mettono ancora più risalto e illuminano per la nostra piazza. La folla straordinaria che è arrivata tutta in piazza, perché le due, la prima processione ha finito con l'entrata dell'Arca Santa, sì, è arrivata alle 20:30. La seconda processione è quella con San Giovanni, con il simbolo di San Giovanni, per cui c'è talmente tanta gente che è impossibile contare e contarci. E soprattutto diciamo che durante la processione Teresa ha avuto la possibilità di incontrare il vescovo, avete visto il contributo dell'intervista, e adesso stiamo aspettando invece di ascoltare la riflessione che il vescovo consegnerà a tutti noi, proprio per riflettere sul messaggio e sull'attualità di San Giovanni Battista ancora ai nostri giorni. Questo è sempre attuale, attualissimo. Sì. Perché tra l'altro sempre è veramente straordinario. Come dicevi tu, un bagno di folla, lo vediamo sagrato nel percorso e anche giù sulla piazza, e ecco, appena finiranno i rintocchi delle campane avremo modo di passare la linea, la regia potrà, ecco, passare la linea al palco sul quale palco si trova il nostro vescovo. Durante le interviste fatte col direttore abbiamo avuto modo di notare come anche la gente senta questa forte vicinanza della comunità al santo, e come questa processione anche c'era gente che non era originaria di Ragusa, diceva che rispetto ai loro paesi notavano proprio questo, quindi chiaramente è un momento dove la religiosità non molto toccante, molto toccante, e non perde assolutamente la forza. Eccoci. Viva San Giovanni! Adesso Sua Eccellenza, non sono più sempre la Paga, nostro vescovo della nostra diocesi, rivolgerà a tutti noi una breve riflessione. A conclusione dei solenni festeggiamenti di San Giovanni Battista, a conclusione impartirà la benedizione a tutti noi, alle nostre famiglie e a tutta la nostra diocesi. Allora diciamolo ancora, viva San Giovanni! È davvero vivo San Giovanni, perché per noi San Giovanni è un modello, è un amico, è un maestro, così come abbiamo detto e pregato anche durante la processione. È un amico, è un maestro, un modello, perché ci insegna la strada, perché ci sta accanto, perché ci sorregge con quella devozione genuina, semplice, vera che noi abbiamo nei suoi confronti. E lo abbiamo accompagnato per le strade della nostra città. Alcuni lo hanno preceduto, altri lo hanno seguito, come a dire che noi discepoli di Gesù dobbiamo guardare i nostri santi che ci accompagnano, ci precedono, ci seguono, per darci l'esempio di come si può vivere la vita piena, l'umanità piena, tendendo per il cristiano alla misura alta della vita cristiana, che è proprio la santità. Ecco, siamo nella gioia, siamo nella festa, ma fra poco, carissimi amici, questa festa si chiude, perché fra poco noi entreremo San Giovanni, entreremo alla Casa Santa, chiuderemo la porta della chiesa, fra poco ci saranno i fuochi d'artificio e domani si torna alla quotidianità. Però due possono essere i sentimenti in questo momento nel nostro cuore: quello appunto di una tristezza perché si chiude la festa, ed è bello essere in festa, le luci e questi nostri
portatori che davvero con la loro devozione ci hanno dato il senso di che cosa significa vivere una fede che si fonda anche su una religiosità che va sempre purificata, va sempre spostata, ma è una fede vera, è una fede autentica, è una fede concreta, non è un concetto astratto. Ecco, possiamo avere questa tristezza nel cuore. Ora si chiude tutto, si torna alla quotidianità, non ci saranno più le luci, non ci sarà più la musica, non ci saranno più i fuochi d'artificio e quindi si riprende la quotidianità. Ma ci può essere anche un altro sentimento, quello che nasce proprio dalla capacità di sentire il Dio cosa sta fare. Lui dice, ormai io ho quello che doveva essere il mio compito. Dio ha fatto rinascere nel cuore la gioia di essere una comunità, la gioia di essere chiesa, la gioia di vivere questi momenti di festa. Ora io mi ritiro nella mia chiesa, ora io devo diminuire, lui deve crescere. Allora la festa continuerà, carissimi amici, carissimi fratelli e sorelle, se noi accogliamo questo invito di Giovanni, se noi accogliamo il sogno di Giovanni, che deve essere quello di seguire Cristo, e allora sarà in festa il nostro cuore, sarà in festa la nostra vita, se a partire da questa gioia che stiamo vivendo oggi, noi cominceremo a crescere nella nostra vita cristiana. Perché Giovanni ci rimanda a quel Cristo che è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E questo agnello di Dio che toglie i peccati del mondo ha dato la vita per noi. E noi il memoriale lo facciamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. E allora ecco, le statistiche ci dicono che in Italia uno su cinque va a messa. Ma allora stasera Giovanni dobbiamo dire questo, Giovanni, tu ci hai indicato Cristo, il mistero pasquale di Cristo che è la nostra salvezza, allora indicaci là dove noi dobbiamo andare, e lui ce lo indica, ci indica che dobbiamo ridimorire, riprendere l'entusiasmo della nostra vita cristiana, dobbiamo ritornare a nutrirci di Cristo nell'Eucaristia. E allora vedete che la festa non finirà mai, che San Giovanni, ecco, col suo invito alla conversione, col suo invito a seguire Cristo, ecco, metterà nel nostro cuore quella gioia piena, quella gioia perenne e quella danza che lui ha fatto nel grembo di Elisabetta si trasformerà nella danza della nostra vita. Allora danziamo la vita con l'invito di San Giovanni a seguire Cristo. Perché è la nostra gioia, è la nostra vita piena. Viva San Giovanni! Viva San Giovanni! Viva San Giovanni! Per la prossima volta, viva San Giovanni! Preghiamo. Signore Padre Santo, noi ti glorifichiamo perché nella tua bontà hai colmato San Giovanni Battista dei doni del tuo Spirito, esaltandolo in mezzo al tuo popolo come modello di vita cristiana e ambasciatore presso la tua misericordia. Per sua intercessione ti chiediamo di rendere ferma la nostra fede, salda la speranza e ardente la carità. Concedi al tuo popolo, Signore, la salute del corpo e la consolazione dello spirito, difesa dei pericoli, sicurezza del lavoro, sollievo nel dolore, serenità alla famiglia, pace e concordia nella comunità e nel mondo intero. Accogli i voti e le preghiere che in unione con San Giovanni Battista, nostro patrono, oggi ti presentiamo con fiducia filiale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E per l'intercessione di San Giovanni Battista, nostro patrone, protettore, vi benedica Dio onnipotente. Padre,
Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore iniziamo la festa della nostra vita quotidiana, sorretti e sostenuti dall'esempio di San Giovanni Battista. Restiamo in pace per vedere lo spettacolo. Rendiamo grazie a Dio. Viva San Giovanni! Sul sagrato potete girarvi verso la facciata, ora adesso piano piano spegnete le luci e dopo abbiamo questo filmato, questa facciata della nostra chiesa. Ecco, siamo ritornati in piazza, abbiamo ascoltato le parole del Vescovo, parole toccanti, molto forti. Ci ricordano del messaggio che ci consegna San Giovanni Battista. Esempio, ha detto il Vescovo, di come si può vivere una vita piena a testa alta e di come si può testimoniare la santità. E poi parlava di questo sentimento contrastante che potremmo avere adesso a fine festa, sì, no? Che può un essere sentimento di mestizia, tristezza, perché la è finita la finisce, festa, la luce sono si spegne. Sì, e quindi si chiude un capitolo anche per questo San Giovanni. E invece dice no, non è invece questo il sentimento. È il momento quando si ricomincia in San Giovanni e con San Giovanni che ha fondato la Chiesa, proprio su quello che lui pensava, su quello che lui ha tanto trasmesso e che continua a trasmettere, perché l'attualità di San Giovanni è ancora fortissima e la sentiamo e la sentono anche le nuove generazioni. Il Vescovo dice l'invito di San Giovanni a far rinascere nel nostro cuore la gioia di essere cristiani, perché uno su cinque, dicono le statistiche, dei cattolici va a messa. Forse questo è il messaggio di San Giovanni, di far rivivere, far vivere il suo messaggio ancora ai nostri giorni. Adesso, come sentite la musica, vedete le immagini proiettate sulla cattedrale, sì, un videomapping, ma accade spesso, quindi vi lasciamo a questo momento di intrattenimento.
fissando lo sguardo Gesù su questa sala, Giovanni disse ai suoi discepoli: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. In Gesù il Battista sta riconosciuto che è capace di togliere il peccato del mondo, è capace di togliere che ha preso Gesù di sé e lo ha guardato proprio sulla croce, e con il peccato ha preso anche tutte le sue conseguenze: il male, la morte, il dolore, la sofferenza. Tutto Gesù ha preso su di sé e lo ha preso sulla croce. Giovanni perché ha fissato il guardo su di lui e riuscì a prendere tutto questo e ha inviato la sua discepoli come cosa del sesso. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, ecco la mia salvezza, ecco la mia redenzione. Anche noi oggi siamo invitati a Giovanni a guardare verso Gesù con lo stesso sguardo provocato da lui, lo sguardo che ci fa riconoscere la sua presenza, una presenza di salvezza, una presenza di grazia, una via di uscita dalle tenebre, dall'oscurità, dalla tristezza, che spesso avvolge la nostra vita. Tornati in diretta, sempre su Sagrato, avete visto questo spettacolo di videomapping meraviglioso, tra le luci e le immagini, questo è un po' il futuro, esatto. della rappresentazione su monumenti particolari. Beh, che l'abbiamo già visto, sì. Tradizione anche che all'estero esiste già da tempo, già da tempo, ma Francia, da noi sono Lumière, da noi è arrivata adesso da qualche forse anno. Ritorniamo, Teresa, a raccontare tramite le immagini come si faceva un tempo, no? Perché se pensiamo alle nostre chiese con le vetrate o delle immagini degli affreschi, era il modo al tempo in cui la gente non sapeva né leggere né scrivere, era il modo per si raccontava in questo modo, e quindi lo continuiamo ed a ecco, fare in questa maniera. Inquadrato il volto di San Giovanni che è ancora fermo in piazza, circondato ovviamente dai fedeli, ed è proprio quello che ha detto il vescovo nel suo discorso, ecco, che stiamo rivedendo, ed è proprio circondato non solo San Giovanni dei Fedeli ma anche il vescovo, perché questo vescovo ho sentito che è molto amato. E un'altra cosa, Teresa, il vescovo prima nel suo discorso faceva cenno all'agnello, l'agnello, che abbiamo visto in quasi tutte le rappresentazioni di San Giovanni Giovanni con l'agnello di Dio, quindi lì un altro messaggio molto forte, no? Che si oppone a quel dito puntato in alto di cui parlavamo prima, no? Contro Erode, Erodiade, queste figure che a quel tempo appunto avevano applicato la morale di quel tempo, alla quale San Giovanni non poteva assolutamente uniformarsi e adeguarsi. Assolutamente. Ecco, sentiamo lo scampanio della festa, perché sta ripartendo, deve ritornare a casa sua, no? Esatto. E come diceva prima il vescovo, si
chiuderanno le porte, perché chiaramente l'Arca Santa è già entrata, l'abbiamo vista prima, adesso entrerà San Giovanni, si chiuderanno le porte, si spegneranno le luci e si finirà questa giornata di festa. Esatto. Però la festa deve continuare, deve continuare il nostro cuore, come diceva il nostro vescovo, e soprattutto portando, rendendo sempre vivo il messaggio di San Giovanni. In apertura dicevamo che questa diretta è un servizio, abbiamo ripetuto con il nostro direttore Mario Papa che ci ha raggiunto qui, dove c'è stata regia, è anche un servizio per tutti coloro i quali non possono essere con noi, non sono lontani, non sono a casa per motivazioni varie, perché stanno molto bene, perché assicurano qualcuno che non sta bene. Ecco, Teleplay ha voluto essere accanto a tutti. Allora, noi. Come sempre. Come sempre. Ogni volta che abbiamo fatto una diretta l'abbiamo sempre fatta col cuore e l'abbiamo sempre dedicata a chi non può essere qui, a chi non può essere con noi e a chi c'è e magari a casa, in ospedale, ma anche a chi non c'è, perché è certo che l'energia, l'anima è rimasta. Assolutamente. Cioè, sono in noi ed è per questo che noi diamo un pezzo di noi, un po' tutti, perché ognuno con il suo contributo. C'è un gran lavoro dietro le telecamere, lavoro, la parte preparatoria. Ringraziamo un lavoro che tu hai preparato in quei giorni scorsi insieme ad Andrea Ottaviano. Speriamo di avervi informato, anche detto magari delle chicche, delle cose che non conosciamo. E quanto è arricchente questo lavoro, quanto è importante, perché ci lascia veramente qualcosa che non si dimentica. Anche le persone a casa sicuramente ricorderanno. State vedendo sul canale 178 di Teleplea, ma non dimenticate che potrete rivedere le repliche nei prossimi giorni, ma anche trovarci su internet, Facebook, guardate Rete Teleplea, perché anche questo è stato un impegno e lo sforzo di Teleplea questa sera, cioè di poter anche raggiungere un pubblico diverso e in momenti diversi, perché su Facebook o su YouTube potrete rivedere questa momenti anche dopo. Noi abbiamo una bellissima, in questa posizione, una bellissima visuale. Questo momento stiamo vedendo veramente una fotografia meravigliosa che risale in Italia. Adesso se guardate avete modo di vedere le coppe di cui abbiamo parlato, che sono sostituite nel periodo in cui era vescovo Monsignor Fennisi, quindi non sono quelle della prima, diciamo, della statua, ma sono state sostituite successivamente e il santo procede con tutta la mano maestosità. E questo mistero delle bocce, quelle originali, che non si sa dove siano finite, no? Questo, come i candelabri, non si sa dove siano finite. Alcune cose Andrea Ottaviano ci ha spiegato che sono finite in altre chiese, quindi in realtà ci sono cose che sono visibili in altre chiese, non solo a Ragusa, ne hanno spalmate un po' nelle altre chiese. Stefania, ma il vecchio San Giovanni, non stiamo parlando della statua, stiamo parlando della vecchia chiesa di Sant'Agnese, prima del 1693, del terremoto dell'11 gennaio, il terremoto Uranni, così come lo hanno chiamato tutto il popolo. Ecco, San Giovanni è arrivato, eccolo, eccolo qua. Era stato del 1871, esatto. Fatta da Legno di Cipretto. Una nuova statua. San Giovanni sta riguadagnando la sua posizione consacrata, ed ecco, acclamato, applaudito, sentite lo scampanio a festa delle nostre campane, le luminarie e i portatori che hanno fatto un lavoro straordinario per tutta la processione, sia quelli dell'Arca Santa quanto quelli di San Giovanni. E vediamo anche il rosso, che è il colore del martirio, il colore che un po' tutti cercano di indossare per, appunto, ricordare o una grazia ricevuta o un voto. E San Giovanni, eccolo qui, questo bellissimo piano del santo con il dito che è stato laminato. E com'è bene la musica della banda. La musica
della banda, delle bande che abbiamo voluto vogliamo ricordare un bandistico San Giorgio, sì, città di Ragusa, diretto dal maestro Giacomo Antonio Palermo, sì, e poi il corpo bandistico Scarlatti di Chiaramonte Cuffi, diretto dal maestro Sebastiano Currieri, il corpo bandistico Rossini di Pedalino, diretto dal maestro Gianfranco Pollicita. E ricordiamo appunto il percorso che non è stato lunghissimo per motivi logistici, perché guardate quanta gente ha partecipato a questa edizione 2023 della festa di San Giovanni. Veramente un popolo, anzi più di un popolo, perché coincide con la fine dell'estate, si dice così, però dobbiamo anche dire che è un momento toccante, emozionante, come dicevi tu all'inizio, perché si rivive quella piazza che poi magari per 11 mesi viene un po' così, rimane in silenzio, non è come adesso. Però noi questa gioia la dobbiamo conservare, dobbiamo questa energia che San Giovanni con i suoi messaggi ci ha mandato, ci ha tramandato, dobbiamo sicuramente trasmetterla a tanti e andare avanti, abbiamo intervistato un po' di gente, abbiamo anche sentito come avevano trascorso questa giornata domenicale, sì, tutti in famiglia, si sono ritrovati benissimo, tutti con la tradizione della gallina ripiena, il brodo, abbiamo visto anche chi la gallina dopo averla preparata la mette in forno, chi non la mette in forno, chi mette i fegatini, chi non li mette, sì, però comunque la tradizione continua ed è bello anche questo. Altro che sono tradizioni che vengono tramandate di madre in figlio, di padre in figlio, e che vanno mantenute perché ci appartengono, come diceva il sindaco e come dicevamo in apertura. E... bene. Sta. Sì, succede qualcosa, il nostro direttore, sì, dice che c'è qualcosa, una novità rispetto alla tradizione. Sì, ecco, vediamo, c'è qualcosa di nuovo, ecco, lo stanno facendo ballare? No. Sì. Ecco, l'hanno fatto ballare. L'hanno fatto ballare un attimo. Quindi sicuramente. Direttore. Ci raggiunge il allora. Direttore. Ci sono anche papà. Io, certo, sì, che e questa volta spero che si senta. Ecco. Perché abbiamo avuto problemi. Sì. Vabbè, abbiamo chiuso, stiamo finendo. Sì, siamo in chiusura. Sì, però non ho capito, si sono fermati. Si sono fermati un attimo, hanno fermato il simulacro. Un attimo. Quello che abbiamo percepito da qua, dobbiamo aspettare le bombe. No, io non so tutto, non sono onnisciente. Eccolo qua, ecco. Rientro. Peraltro sotto una luna straordinaria. Sì. Eccole qua! Si stanno vedendo, sì, il nostro Lorenzo prontamente sotto la telecamera. C'è una luna straordinaria. C'è anche una luna bellissima. E quindi questi fuochi d'artificio fanno un bel effetto. E guarda un po' i fuochi dietro la luna, cioè davanti alla luna sono veramente strepitosi. No, noi ci siamo organizzati. Ma anche per questo abbiamo chiesto alla luna di apparire, mi sembra. Bellissima questa. Proprio bella. Però molto bella. Che bella. Vabbè, aspettiamo che finiscano i fuochi, sì, lasciamo l'audio, diciamo, ambientale. Anche perché noi non li vediamo, ma con la sì. Thank you.
E allora penso che anche i fuochi, ecco, rieccoci in mezzo alle donne, vieni qua. Sì, dove siamo? Eccoci. Allora, le donne di Teleblea. Ok. Mi sentono, sì. La domanda è, secondo voi, i fuochi poi a mezzanotte? Non lo so, perché nel programma in realtà il non dettaglio degli orari non c'è. Teresa è sempre parata. Allora, comunque sono stati molto belli, con questa luna. Bellissimi proprio, sembrava che fosse entrato la luna. Possiamo chiudere, aspettiamo che entri il santo e poi facciamo il panegirico conclusivo. Beh, ringraziamo anche di nuovo i nostri sponsor. Parliamo degli sponsor e andiamo a chiudere questo lavoro che vi devo dire è stato buono. Io spero che si senta, perché mi hanno detto che quel quarto d'ora con Ciccio. Perché? Devo dire perché. Perché è andata via la luce sotto. Ah, okay. Ed è saltata anche i colleghi dell'intermittente. E quindi noi non ci siamo, sì, non ce ne siamo accorti che era successo, sì, poi questo annullamento dell'acqua. Però vabbè, quando poi monteremo la replica ce la vediamo così. Va bene, vedremo. No, mi dispiace per la signora Occhivinte. Perché le ho ricordate prima che ci hanno raccontato. Perché signora! Peccato, la volevo chiamare. Comunque l'abbiamo ricordata, abbiamo spiegato con Teresa la differenza di chi mette i fegatini, di chi mette la gallina poi nel forno. Invece adesso noi stiamo vedendo le operazioni per fare rientrare il santo. Commentavamo direttore con Teresa quanta gente, veramente un tappeto umano che circonda di affetto il santo, i nostri amici dell'associazione San Giovanni Battista che si sono occupati appunto di trasportare sia l'arca santa prima e dopo il santo, con appunto un'operazione di incrocio di sinergie per riuscire a movimentare la statua. E la gente che si abbraccia, che si saluta, che ha trascorso delle ore sicuramente diverse, quelle che abbiamo, ci siamo impegnati, no? Cercare di farvi trascorrere anche voi a casa, che non eravate qui con noi, siamo in diretta dalle 18.15 e adesso sono le 22.10. Questo è stato l'impegno di Teleblea e di tutto lo staff e io vorrei prima di... che stiamo aspettando l'ingresso di San Giovanni, mettiamo una volta chi ha permesso che tutto questo potesse essere realizzato, a partire dal nostro direttore Mario Papa, che voleva però Stefano piazza. Facciamo una cosa, facciamolo entrare il santo, ok, così poi sì, l'ingraziamento lo facciamo alla chiaro, fine, lo facciamo chiaro perché in questo momento ci sono anche c'è le un campane, po' di confusione. Ma devo dire comunque che come al solito San Giovanni riesce ad essere un santo che fa pensare a tante cose, vedi questo dito messo lì, in questo nostro Mario, paese, questo indice, ci dice questo qualcosa, questo indice messo lì fa capire. Questo nostro paese ci vorrebbe un poco più di regole. E non voglio dire quello che è accaduto in questi giorni, insomma va, questo non dice che bisognerebbe farlo viaggiare meglio. Mario, dicevo, non solo le regole ma anche non voltarsi dall'altra parte, perché forse questa cosa che per paura, per timore a volte vediamo delle cose, non aiutiamo gli altri o per non invadere la sfera della privata. Ma sai, hai ragione, ma ti voglio essere in questo modo irriverente. Quel povero ragazzo che due giorni fa si è fermato ad una lite, si è preso una fiocinata nel petto. Perché... E questo naturalmente non fa venire voglia di fare qualcosa. Questo è il nostro problema, c'è poca sicurezza e io non voglio strabordare perché spendiamo soldi in altre cose e non in sicurezza. Questa è una cosa, ma non è politica. Lasciamo stare. Facciamo entrare San Giovanni e poi andiamo a chiudere. Sì.
volevo ricordare, ecco, per i nostri telespettatori il discorso che ho fatto prima, di risintonizzare sul canale 106. Esatto. Non dimentichiamo, tanta gente che sono chiesto. Dobbiamo ringraziare anche gli sponsor. Aspettiamo che si finisca la scamparellata in modo che possiamo dargli il merito. Che... Ma perché non entra? Questa è una bella domanda, sarebbe bello poterla... C'è tutta una macchina. Sì, perché abbiamo visto prima che hanno fatto già entrare, no? Penso che fosse la base sulla quale stava l'Arca Santa, non so, comunque era qualcosa che è servito durante la processione, quindi saranno sicuramente, saranno anche organizzando se ci sono già fedeli dentro, perché anche lì parliamo di sicurezza, ma anche per una festa del genere c'è stato un impegno notevole affinché ci fosse sicurezza. Certo, questo senza dubbio, questo senza dubbio. Comunque, no, noi dicevamo come televisione, abbiamo ripreso da ieri il telegiornale con una pausa di 3 settimane che, ripeto, era dovuta per il fatto che abbiamo lavorato tanto per ritornare ad essere, per essere visibili, quindi io stesso avevo un po'. Avevo bisogno di riposare. Metto la mano così perché c'è vento e non vorrei che il rumore fosse. Allora, aspettiamo un po'. Sì. Anche perché ci vuole una voce. Corpo Battistico San Giorgio da Siracusa, direttore.
siamo anche all'interno della chiesa. Il santo ora arriverà in quella che è la sua posizione naturale, se non sbaglio a sinistra, ma comunque a questo punto possiamo dire conclusa questa festa di San Giovanni nel 2023. Appena si calmerà un po'. Guarda lì che tappeto anche lì, c'è una folla, lo aspettava. Quanta folla! Proprio... Oh, la chiesa è piena. Poi la chiesa è strapiena, secondo me è pieno, la piazza è ancora, c'è gente che gira, il corso Italia è pieno di gente, l'abbiamo detto. Anche okay. Perché dentro fa meno freddo. Anche questo. I canonici che normalmente sono. Dopo parleremo alla fine i contributi esterno, interno, esterno. Allora manderemo probabilmente anche vari contributi, sì. Perché per noi la serata organo, si finisce, mandiamo quelli che sono rimasti, ma anche altri, perché tanto ormai non facciamo il telegiornale e quindi finalmente non si andremo. Ricordiamo, a conclusione quindi avremo l'incomitata Teresa all'interno della chiesa, l'esterno e l'organo. Il primo organo, anche lì c'è tutta una storia sull'organo. Okay. Va bene. E ringraziamo il dottore Andrea. Il dottore Andrea Ottaviano, che naturalmente in questo caso lui fa un po' da tappabuchi, ma non è una cattiva parola, è perché nel momento in cui c'è bisogno di spezzare dalla diretta, grazie a Dio abbiamo i contributi di Andrea. Ma poi ha messo a disposizione il materiale della biblioteca, certo. Quindi Ottaviano Picitto, quindi assolutamente lo ringraziamo, sì, per il tempo che ha dedicato alla realizzazione di questi contributi. Ecco la statua del santo che va a posizionarsi, come dicevo io, a sinistra entrando nella navata. E vedete, c'è tantissima gente. A proposito di Andrea Ottaviano, dobbiamo dire che comunque i suoi video verranno sistemati su YouTube e quindi chi vorrà potrà rivederli, tutte rivederli, le volte farsi una cultura, perché a sentire, sì, Andrea è sempre è meraviglioso, un piacere, veramente. Imparano sempre tante, sì, cose. Allora, vogliamo chiudere con questi, sì, sponsor? Sì, certo. Stefania e Teresa. Allora, sì, a chi dopo? Prego, a lei, Stefania. A lei. Ok, allora iniziamo con i nostri amici dell'associazione Indirettamente, quindi sto parlando di Marco e di Saro che ci hanno assistito qui con le telecamere e poi naturalmente Lorenzo e Davide per le riprese e per la regia, hanno fatto un lavoro grandioso anche nella preparazione prima e poi? E poi dobbiamo intanto ringraziare il Comune, certo, che ci ha dato questa possibilità dopo tanti anni. Siamo tornati, come dicevo, nella pausa buia, diciamo nel momento in cui non si è sentito, e sono almeno 8-9 anni che non facevamo la diretta, quindi grazie al Comune ci ha dato gli spazi e l'aiuto per fare quello che dobbiamo fare. Gli amici di Nova Quadri, perché devo dire che il segnale era ottimo, quindi il collegamento via internet fatto da Vincenzo, si chiama Vincenzo il nostro tecnico, è stato eccellente, ma anche tutta l'organizzazione dello streaming, io non ne capisco di queste cose, ma hanno fatto un collegamento, come si dice, mascise, un collegamento mastrese, tutto in diretta, mastrese. Poi la Fiat e la Scala, la e poi la Fiat Scala che ci ha dato la il mezzo per venire qui. Poi Inventa, tutti i nostri sponsor come Gruppo Inventa, Inventa e la Torre, la esatto, Torre che è stata ricordata da Ciccio Barone prima. Da Ciccio Barone che abbiamo mandato gli spot, la Torre che, e noi non dimentichiamo che a Pozzallo ci vediamo molto bene, che la domenica prossima sera la Sega del Pesce. Esatto. Quindi, e a Chiaramonte Zuppia, quindi sì, è una settimana piena di incontri. Di incontri e di attività. Ora, siccome io in inglese, sto agghiacciando dal freddo. Sì, c'è proprio freddo, questo è vero. Allora, possiamo salutare? Sì. Salutiamo perché fra un po' non ci sarà più la voce. Mandiamo tutti i contributi che possiamo mandare, intanto poi ci toccherà scaricare.
smontare tutto. Allora, noi vi ringraziamo, grazie per essere stati con noi per questa diretta che è iniziata alle 18:15. Ringrazio Teresa Guarnuccio. Io ringrazio Stefania Garrone. E naturalmente il direttore. Io ringrazio tutte e due. E io. Va bene. Le bionde. Noi ringraziamo il direttore per la fiducia. Buon San Giovanni Battista ancora a tutti. Ricordiamoci il messaggio del vescovo. Sì. Che ha detto? Ha detto che la festa si potranno spegnere le luci, potremo andare a casa, si chiudere il portone, ma dobbiamo portare il messaggio di San Giovanni Battista nel cuore e attualizzarlo. Per ripartire sempre. Ecco, ripartire, avere fiducia e speranza. Ed energia. Buonanotte e buona festa di San Giovanni 2024. Ciao a tutti. Ci rivediamo. Yeah.